Civil Week 2024, siamo nel quartiere Cagnola di Milano insieme a Manuela Salari di Villa Pizzone APS. Villa Pizzone APS che insieme all'Oratorio Sacro Cuore che è qui dietro di noi e a tante altre associazioni del quartiere, che cosa avete deciso di fare per la Civil Week, che poi in realtà è anche un lavoro che continuate in parte anche durante l'anno? Sì, con tutte le associazioni del quartiere, gli enti, le parrocchie, le scuole, abbiamo deciso di creare un percorso. Questo percorso si chiama proprio Insieme si può, Missione Bellezza, perché l'idea nasce proprio dal fatto che unendosi tutti insieme si può far vedere, tirar fuori tutta la bellezza che c'è in tutti i quartieri di Milano. In particolar modo poi noi ci occupiamo di questo quartiere. Bellezza declinata poi in tanti modi, per cui c'è chi, come in questo oratorio, ha deciso di fare un murales, di fare un concerto, chi ha deciso per un giorno di aprire una piazza scolastica, perciò per un giorno ci saranno attività all'esterno della scuola per tutto il giorno, chi ha deciso di fare una raccolta dei rifiuti nel quartiere, sempre portando avanti i valori della Costituzione, per cui proprio l'idea è che insieme si può e si deve portare avanti i nostri valori, i valori proprio della Costituzione, come quest'anno ci invitava a fare questo evento. Attraverso la bellezza, e che è anche in parte una sorta di rigenerazione urbana, se vogliamo usare parole che sembrano grandi, invece non lo sono. E è la prima volta che partecipate a Civil Week? No, in realtà sono già alcuni anni che partecipiamo, tutti gli anni abbiamo sempre partecipato di rete, perché l'idea è proprio che sia la rete a partecipare, e poi man mano col passaparola questa rete si è sempre più allargata, e questo ci fa molto piacere, perché riteniamo proprio che dall'unione, dal fatto che uno presenta la domanda ma poi si partecipi in tanti, nascono anche tante occasioni anche per conoscersi, per fare rete e per diventare sempre più grandi e per far fiorire sempre di più questo quartiere. Quindi se dovessi consigliare a qualcuno che fa quello che fai tu tutti i giorni, quindi che si impegna nel sociale, due, tre motivi per partecipare alla Civil Week, quali sarebbero? Beh, il primo sicuramente curiosare, perché la Civil Week è l'occasione di curiosare, di vedere cosa fa il tuo vicino, cosa fa l'associazione che magari non hai mai frequentato. Il secondo, approfondire, perché ci sono sicuramente degli eventi anche di approfondimento molto importanti. Il terzo è proprio la bellezza dell'incontro, del conoscersi, dello stare insieme. Ecco, io direi queste cose. E fare festa anche. Anche fare festa. Senti Manuela, oggi siamo proprio qui all'inizio, giovedì, il primo giorno della Civil Week, quindi iniziamo la festa andando a incontrare un po' la bellezza di cui ci parlavi insieme a Don Marco. Grazie Don Marco di essere qui con noi, sei dietro la recinzione praticamente. Adesso facci un po' vedere che cosa avete pensato di fare e spiegaci anche il motivo. Qui abbiamo un muro bianco, ma rimarrà bianco per poco tempo. Pochissimo tempo, perché nel weekend faremo questo piccolo lavoro, che però nel nostro modo di pensare è anche un grande lavoro, attraverso un artista di strada, un muralista, Alessandro Breveglieri, che insieme ad alcuni ragazzi inizierà un lavoro di murales che avrà come obiettivo, primo obiettivo, quello di far partecipare i ragazzi, che è un po' il senso dell'oratorio. Tutto quello che facciamo lo facciamo per i ragazzi e cerchiamo di farlo per loro e soprattutto con loro. E poi abbiamo voluto pensare delle parole chiave, dei volti chiave con cui accogliere le persone in oratorio. Infatti la prima parola chiave con cui copriremo questo muro è la parola accoglienza, attraverso dei volti. Abbiamo scelto due volti, anche la scelta sia delle persone, dei volti, sia delle scene d'oratorio che verranno ritratte, e anche la scelta cromatica è stata fatta coi ragazzi. La prima parola, appunto, la parola accoglienza, perché l'oratorio è anzitutto accoglienza. Quindi ci saranno due volti, il volto di Don Bosco, che è un po' il padre degli oratori e colui che un po' ha inventato questa pazzia del prendersi cura dei ragazzi a tempo pieno, e poi un volto forse un po' più sconosciuto, che è il volto di Annalena Tonelli, che è una donna che negli anni 70 ad un certo punto ha deciso di dedicare la sua vita in missione, e quindi è partita prima per il Kenya e poi per la Somalia. Però la cosa straordinaria di Annalena è che è partita da sola, senza far parte di nessuna congregazione, di nessuna associazione né laica né religiosa, ed è partita in quelle terre che sono terre
prevalentemente abitati da musulmani, quindi una donna sola negli anni 70 in terre così, con dentro la forza e la luce del Vangelo, e niente, questa cosa ci sembrava bella perché diceva proprio questo senso di accoglienza che l'oratorio, soprattutto in una città come Milano, deve avere nei confronti di tutti. Grazie mille e buona Civil Week. Grazie.